Ciao e bentornati a B-Side, questa rubrica di Rock and Safe dove andiamo ad indagare insieme nel mondo della comunicazione, in particolar modo come gli artisti comunicano. Questo perché? Perché dato che vogliamo trovare nuovi ingredienti per veicolare meglio i messaggi di salute e sicurezza, dobbiamo aprirci a nuove dimensioni, a nuove sfere. Diversamente ce la raccontiamo fra di noi, ma poi non ci lamentiamo se non troveremo mai quella giusta alchimia per motivare le persone a comportarsi in modo diverso. Oggi lo faremo con una persona molto particolare, stiamo parlando di un musicista, la musica lo ha accompagnato nella sua vita, non vi anticipo niente perché ne parleremo insieme a lui, ma sappiate che la cosa bellissima, oltre a portare la sua musica sui palchi, dai club ai grandi palchi, insegna. E sarà interessante capire appunto cosa per lui significa la musica e in particolar modo cosa trasferisce alle altre persone. Quindi insieme a noi abbiamo oggi Federico Sago Sagona. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Ciao Federico, ciao. Abbiamo messo il tuo nome d'arte in mezzo, Sago, almeno insomma ti riconosco. Infatti mi conoscono ormai così come Sago. Io non lo metto, però insomma i miei amici mi chiamano Steo, perché poi siamo toscani entrambi e sappiamo che gli piace alle persone. Sì, sì. È difficile avere al contrario, no? Farsi chiamare con il nome intero. Allora, Federico, sono stato sul vago, ho detto sei musicista, ma insomma, in particolar modo te ti diletti con. Allora, io sono tastierista e pianista, insomma, come si può vedere, penso dietro. Dal grande oggetto. Diciamo, sì, poi mi occupo spesso anche dei cori nelle situazioni musicali in cui ho suonato, e quindi insomma non sono un cantante nella accezione classica della situazione, però canto e accompagno con i miei backing vocals spesso l'artista in questione. Insomma. Quindi con le tue corde vocali sai cosa farci, insomma. Ci provo almeno. Io vado ai concerti, però a volte insomma sto attento a non stare vicino agli orecchi degli altri, perché insomma rovinerei la melodia del concerto. Senti, com'è nata la passione per la musica, quindi il canto, le tastiera? Ma io penso di averla sempre avuta, cioè fin da piccolo io cantavo, addirittura cioè, mia mamma mi ha portato alle selezioni delle Zecchino d'Oro quando ero piccolissimo. Fantastico. Ancora l'attestato, e non poi mia mamma ha detto sì, però non possiamo andare tutte, era a Bologna, quindi andare su e giù per le prove, però insomma mi avevano preso, quindi diciamo che l'insegnante, la direttrice del coro storico, la Marielle Ventre, insomma le ero piaciuto, quindi magari avrei avuto una carriera diversa, chi lo sa. Chi lo sa, e com'è andata poi lì? Insomma, no, non sono stato preso in realtà perché ero troppo piccolo ancora, ci voleva un anno di età, e poi però la direttrice disse a mia mamma, me lo riporti quando c'ha l'età giusta, però si informò a mia mamma che c'erano tante prove, quindi avrebbe dovuto fare su e giù, alla fine ha desistito. Gli slide indoors, però te la sei ripresa da un'altra porta. Da un'altra parte, entrando appunto da un'altra porta, sono entrato alla scuola di Prato, alla Giuseppe Verdi di Prato, volendo imparare uno strumento. Io in realtà ero affascinato dalla chitarra, solo che mia madre era innamorata del piano, e quando mi chiesero, che dopo un esamino per entrare alla scuola, che strumento vorresti imparare, io dissi pianoforte, quindi sono crollato sulla domanda, però insomma la ringrazio in realtà, perché probabilmente oggi io comunque strimpello un po' la chitarra, quindi ho l'acustica, l'elettrica, eccetera, non mi ci vedo assolutamente la chitarra in mano, quindi probabilmente è la scelta giusta. Ok, che poi fra l'altro insomma, dicevamo prima, noi e te siamo più o meno coetanei, quindi parlando di tastiere, hai visto una bella evoluzione, perché insomma più o meno da metà degli anni 80, giusto? Assolutamente, sì. Oggi penso, io non sono un esperto, ma immagino a livello di suoni, tecnologie, la tastiera.
mi viene quasi da dire fra il recupero delle cose storiche che sto tuttora facendo. Io parto come pianista proprio, io ho studiato classica con la mia professoressa Susanna Sgrilli per tanti anni e poi ho continuato a studiare musica moderna con Walter Savelli, che era lo storico pianista di Claudio Baglioni, quello con gli occhialini bianchi, insomma. Per intendersi, per tanti anni sono andato alla sua scuola. Ho ripreso ora, tra l'altro, a studiare classica per riprendere in mano una sorta di tecnica un pochino più evoluta, di tocco anche un pochino più raffinato, insomma, quindi mi sono messo a ristudiare un po' Chopin, Debussy, queste cose qua. Quindi fondamentali. In realtà la musica fa bene tutta, secondo me. Quindi... Io lo posso dire da ascoltatore, però immagino, insomma, e non nego che soffro una leggera invidia, anche perché quando ero ragazzino io ero in un gruppetto dove da autodidatta, insomma, ho anche una classica, una folk, avevo cominciato, però poi gli sliding doors della vita, l'ho abbandonato in quel momento, è insomma uno dei rammarichi, anche se insomma c'è sempre tempo per iniziare. Assolutamente, assolutamente. Ecco, una cosa mentre parlavi che mi è venuta in mente, che mi incuriosisce, no? Per un artista come te, cioè l'evolversi, no? Perché te hai detto, sono tornato insomma sui clash fondamentali per affinare. Che valore ha per te la sperimentazione, l'evoluzione? Parlando di musica. Secondo me, io parto sempre dalla musica, diciamo, forse quella che ti sensibilizza di più, quindi che ti tocca un pochino il cuore, che ti rimane un po' addosso. E quando la sperimentazione tecnica è legata soprattutto a doppio filo, magari a un brano, eccetera, ne esalta le qualità, cioè alla fine. Quindi la vedo sempre, cioè la sperimentazione legata a se stessa è importante, ma non mi prende molto dal punto di vista, come dirti, sentimentale. Mentre mi piace molto il brano bello, poi è molto soggettivo, però il brano bello con magari delle idee anche innovative. Ecco, quello mi colpisce molto. Quindi l'evoluzione tecnica è fondamentale, però poi anche tecnologica, ma legata poi anche a quello che ci viene proposto. Cioè, se io ho delle novità dal punto di vista musicale fighissime, ma su pezzi che poco dicono e poco rimangono, e purtroppo per certi versi sento anche un pochino l'evoluzione della musica di oggi va più verso il fast food, cioè, esatto. Cioè se va bene durano una stagione, mentre noi da vecchi, questo è proprio un discorso un po' da anziano. Lo so, ma sono perfettamente allineato a te su questo. Siamo ancora legati purtroppo a, che ne so, cioè le Zeppelin piuttosto che agli U2, piuttosto, vabbè, dietro io ho un cartellone. L'ultimo album lo adoro, quello di Bruce, veramente per me ha fatto un gran lavoro, un'opera. Guarda, d'arte. Io lo sto ascoltando ancora, non mi pronuncio, perché l'ho sentito pochissimo e l'ho preso da pochissimo, quindi in realtà... Ho avuto la possibilità anche di vedere il film documentario, che poi sono le registrazioni che ha fatto in New Jersey, bellissimo, poi vederli, insomma, sono dei ragazzini di 70 anni lì insieme, dove... Bellissimo, magari cioè, te l'hai vissuta queste situazioni dove si alternano, no, momenti conviviali fra amici a momenti di altissima professionalità, no? Perché, assolutamente, credo sia anche complicato, fra virgolette, se tu lavori con un artista anche di livello così alto, non è facile distinguere la parte amicale, diciamo, dalla parte lavorativa. Penso alla AC Band, appunto, la band di Luke, che è ancora con lui. C'è una sorta di ritorno, spero che non dia problemi, insomma. C'è appunto questa conoscenza con i musicisti che parte dagli anni 70, quindi non è nemmeno semplice sentire, fra virgolette, che la direzione la sta dando una persona e tu hai comunque una voce in capitolo, però c'hai il tuo ruolo.
fondamentalmente. Esatto, è bello proprio in quel video. Io l'ho usato come esempio proprio anche come team di lavoro, e questo poi può esparriare, no, dalle mura di uno studio di registrazione, arrivare proprio anche nelle aziende, come sì, c'è un conduttore, ma in realtà è un brainstorming, no, per trovare quella sonorità giusta. E sì, ragazzi, noi oggi ascoltiamo un brano e purtroppo, come dicevi te, molto in termini junk food, quindi playlist, magari te l'ascolti due volte e basta, però insomma dietro un brano, ovviamente, quando si parla di musica e spessore, c'è un lavoro della Madonna, giusto? Sì, incredibile, sì, sì. Lavoro, sì, della Madonna. Quelli che sembrano veramente meno attenti, invece c'è sempre tanto lavoro da parte di tutte le forze messe in campo, quindi non solo dei musicisti, ma parlo che registrano, chi fa anche fisicamente il disco, cioè nel senso, siamo in tanti, parte di un processo creativo, insomma, alla fine che ha bisogno di tante persone che lavorano. E quello che infatti a me affascina, che io sono sempre stato un amante della musica, principalmente rock, ma in realtà poi io insomma mi allargo a tutti i generi, quello che mi affascina molte volte è vedere proprio dietro le quinte della creazione di un album, il significato che ci sta dietro, quindi andare oltre alla copertina del libro, e veramente si aprono dei mondi splendidi. Assolutamente, vero, vero, vero. Hai citato U2, in questi giorni c'è stato l'anniversario di Actum Baby, per me quando uscì quell'album. Sapere tutto, insomma, quello è stato il loro anche percorso interiore a Berlino, no? Dopo il Joshua Tree, che insomma, parliamoci chiaramente, potevano suonare With or Without per tutta la vita, non se la sarebbero passata male. Ok. E quindi questa passione alla musica ti ha dato tante soddisfazioni, perché hai lavorato insomma spalla a spalla con grandi artisti. Io ho avuto la fortuna di, diciamo, io ho suonato fin da quando avevo 20 anni, quindi iniziato a metà degli anni 90 fondamentalmente, con una cover band di Springsteen, tra l'altro. Ante litteram, perché non ce n'erano molto in quel periodo lì. E poi, diciamo, ho fatto il grande salto nel 2008, quando sono stato contattato da Piero Pelù per una tournée. In realtà è stata una cosa molto fulminea. Io facevo un altro lavoro, ma la sera spesso suonavo, e Piero ha avuto bisogno di un tastierista, gli hanno dato il mio numero di telefono, perché poi funziona anche molto a conoscenza. Musicale qui, a proposito di come funziona poi anche essere, fra virgolette, chiamati a fare un tour, mi ha provato, sono andato bene, e quindi tuttora faccio questo di lavoro. Quindi uno dei miei lavori è quello di fare il turnista anche per grandi artisti. Ho avuto la fortuna di lavorare con Piero. Proposito della fortuna di essere su un bel palco, se l'avete visto, insomma, sei agitato sul palco. Beh, mi diverto. Okay. Fra l'altro, era il concerto che fu fatto dopo il terremoto, giusto? Italia Loves Emilia. Bellissimo, perfetto. Penso probabilmente la mia esperienza più bella. Solo dal punto di vista della fortuna di essere, ora, in quel caso sono con Ligabue sul palco, quindi oltre a chiaramente Litfiba, perché io ho lavorato prima con Piero solista, poi sono entrato nell'Litfiba, ho avuto la fortuna di lavorare con Noemi Morandi, ho fatto una cosa televisiva con Annalisa, ho fatto l'estate scorsa un paio di date con Paolo Vallesi, insomma, Paolino toscano. E quindi tante cose, ho lavorato con un cantante norvegese molto bravo, Robert Post, che aveva fatto un super successone circa 12-13 anni fa. Beh, era un pezzo bellissimo, si chiama Got Known, e ho rifatto delle date in Italia e l'ho accompagnato, e in queste peregrinazioni musicali ho avuto la fortuna di fare il concertone appunto in Emilia. Fortuna, poi in realtà insomma la motivazione era molto nobile e anche triste, chiaramente, però è stato bellissimo l'approccio dei musicisti
e dei cantanti soprattutto che hanno messo assolutamente da parte i loro personalismi. E noi musicisti, insomma, l'egocentrismo è sempre il pane quotidiano, però lì ne ho visto veramente poco, ho visto tanta condivisione, penso sia l'aspetto più importante della musica, il fatto di poter stare insieme. Si percepiva, no? la presenza dell'uomo, l'uomo, la donna, perché c'era anche Fiorella Mannoia, ricordo. E il bello dei live è proprio questo, molte volte, cioè quando l'artista riesce a connettersi con il pubblico, io lo dico appunto da sotto il palco, insomma, io ho vissuto i più bei concerti quando si è creato questa cosa, con Eddie Vedder, i Radiohead, insomma. Meraviglia, guarda. Dove si crea un'energia. Eddie Vedder qualche anno fa qui a Firenze c'era solo lui e la chitarra, esatto, 60.000 persone, 60.000 persone totalmente in silenzio, con un pathos incredibile. Cioè lì senti la pelle, ti arriva quassù. Ovviamente in un'occasione del genere, con un mare di persone come è stato in Emilia, per una così bella e nobile causa, dopo quello che era successo, insomma, quando l'arte si unisce al sociale è un qualcosa di splendido che ci dobbiamo tenere stretti. E questo lo dico sempre anche nel nostro settore, quando facciamo le cose con passione, che poi ci siano 10 o 500 persone davanti a te, è quel momento in cui senti che stai dando e stai ricevendo qualche cosa, che ti fa arrivare, io non so come siete andati a letto quella sera, però immagino elettrici, no? Felicissimi. Felicissimi, sì. Chiaramente, nel senso, c'è comunque tensione, perché io devo dire, sul palco me la vivo abbastanza bene, quando ci sono, perché chiaramente la preparazione ti aiuta, quindi arrivi bello concentrato, sai cosa devi fare, eccetera. Però vedere, siccome nel backstage avevamo tutti comunque il televisore, potevamo vedere cosa succedeva, vedere comunque le inquadrature da lontanissimo e vedere il palco piccolo così, ecco, un attimino di emozione quando sono sceso, ma credo ci sia proprio anche nel DVD, cioè credo mi inquadrino e io faccio una sorta di respirino per dire via, è andata bene, devi essere contento, perché comunque, cioè, poi, nel senso, io ho fatto anche Il mio nome mai più lì, e c'erano Giovanotti, Baglioni, c'era Mannoia, cioè nel senso è stato veramente molto emozionante. Bellissimo brano. Quindi grandi esperienze con artisti e nei live, e poi te fai insegnamento, giusto? Io insegno alla scuola di Sesto Fiorentino e insegno anche privatamente. Sì, insegno da diversi annetti ormai, insomma. Ok, il tuo target di studente è... Ma guarda, devo dire che è molto vario, perché insegno sia ai bambini, quindi più piccoli, dai, diciamo dagli 8 anni in su, orientativamente, fino a... Scusami, Sago, cari babbi e mamme, mandate i bambini a fare i corsi di musica, e ve lo dice uno, non parlo tanto. Di pianoforte, di batteria, di canto, sì, di chitarra. Oddio, di canto, in realtà con X Factor, diciamo i cantanti sono messi abbastanza bene, gli insegnanti di canto. X Factor e vari talent che ci sono. Sì. Diciamo, gli strumenti, la chitarra che tu hai dietro affascina tantissimi ragazzi, tantissimi adolescenti, ma devo dire, insomma, anche col mio strumento mi difendo bene. Ci credo. Anche basso, mi raccomando, è fondamentale nella band. I miei amici bassisti mi ringrazieranno per questa sponsorizzazione. Una mia amica, io devi sapere, ho una compagna ai concerti che siamo appassionate entrambi, Sonia, anzi se ci vede la saluto. Lei è proprio l'appassionata numero uno del basso, e anch'io sono dell'idea che quando c'è un bassista con le controscatole lo senti, e come. Fra parentesi, ultimo concerto dei Cure, Gallop, se non sbaglio, insomma, ha fatto una performance mostruosa. Senti, sono curioso di diverse cose, no, sulla tua parte di insegnamento. La prima, l'approccio con un bambino, un ragazzo o un adulto, immagino non sia la stessa cosa per te. No, per me no, perché il bambino va direzionato. Perché non, chiaramente il primo, fra virgolette, chiamiamolo problema, è che spesso i bambini non hanno
tanti ascolti dal punto di vista musicale, è normale. Quando io ero piccolo c'era già tantissima musica in casa, io devo ringraziare. Io sono nato fondamentalmente con Battisti e il mio primo disco è stato Sono solo canzonette, quindi il mio approccio al rock and roll è stato quello. Io ho fatto un paio di concerti dove c'era anche, in una situazione di varie band, anche Edoardo Bennato, di cui conosco il chitarrista, tra l'altro, che sta a Firenze, Giuseppe Scarpato, un chitarrista eccezionale, io adoro, e Bennato ha fatto l'esibizione prima di noi, poi io sono arrivato con Piero e ho fatto l'esibizione. Quando ho finito, io sono andato a chiedere l'autografo a Bennato, e mi ha guardato per dire, ma cioè, nel senso, eri sul palco ora. Mi sembrava un po' stupito del fatto, però per me era veramente materializzare fantastico. Quindi questo approccio al rock and roll l'ho avuto grazie a... E quindi dicevi che magari i bambini di oggi non hanno un background. Non hanno un background a casa, non è detto che si senta musica. Poi alcuni ti stupiscono in realtà. Devo dire, per esempio, ho un bambino che è venuto a lezione da me, che ha 9-10 anni, e dopo ha iniziato a spiegargli le prime cosine, si parte dalle note, riconoscerle sul pianoforte, come si chiamano, eccetera. Lui mi ha detto, ma tu sai suonare Mama? E io ho detto, Mama, mi ricordo un pezzo dei Genesis, mi sembra, Mama, ho detto, e lui ha detto, quella dei Queen. Quindi io ho capito, era Bohemian Rhapsody, bravo, perché aveva visto il film. Arriva sua mamma e mi fa, lui lo guarda una volta a settimana. Pensa te. Quindi gli ho fatto l'inizio di Bohemian Rhapsody e lui è impazzito, perché chiaramente l'ho agganciato come allievo. Con gli adolescenti e gli adulti, io... allora, a me hanno insegnato prima la parte teorica, quindi tutta la parte della conoscenza delle note, le scale, quali sono le tonalità, eccetera, quindi studiare la parte un pochino più noiosa. E io invece preferisco fare pochissimo di teoria e andare subito sulla costruzione degli accordi, un po' come faceva il mio professore di musica leggera per agganciare Walter Zavelli, per agganciare un pochino anche l'allievo. Poi recupero la parte più teorica, piano piano. Però insegno ai ragazzi a mettere le mani sullo strumento, a trovare già la soddisfazione. Beh, certo. Ecco, infatti è questo, no? Naturalmente, se parliamo di musica, c'è tutta una parte tecnica fondamentale, senza la quale è inutile che ti metti a sedere sullo sgabello. Ma c'è qualcos'altro che cerchi di trasferire, no, ai tuoi allievi? Ma allora, se c'è una carenza, e di solito, ma logicamente c'è, cioè, proprio a livello fisiologico, cioè dal punto di vista di conoscenze musicali, cioè se uno c'ha poca cultura, mettiamola così, musicale, consiglio anche degli ascolti. Chiaramente quando si arriva alla possibilità di applicare a quello che sentiamo, quello che abbiamo studiato. Quindi chiaramente parto magari da artisti che hanno una sorta di armonia un pochino meno complessa, quindi più semplice, non lo so, cioè il classico Wish You Were Here, per dire, di Pink Floyd, ha degli accordi comunque abbastanza semplici, quindi quando studiamo gli accordi maggiori e minori è uno dei pezzi su cui possiamo andare, One, degli U2. Chiaramente se non si conoscono questi pezzi, chiedo agli allievi, spesso e volentieri parto anche dai gusti personali degli allievi, però gli chiedo, mi fai una lista di pezzi che ti piacciono? Non necessariamente devono avere il pianoforte. Allora, negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni direi, c'è stata una regressione dal punto di vista armonico, quindi siamo tornati a avere gli accordi maggiori e minori invece di avere accordi complessissimi come studiavo io, che ne so, boh, dei pezzi di Billy Joel piuttosto, appunto, di Baglioni, piuttosto che Toscana, cioè abbiamo dei figliocci di Baglioni, alla fine sono stati Masini, Vallesi, per dirti, che avevano accordi complicatissimi. Infatti io ho comunque risuonato un Vallesi, l'estate scorsa, ho detto, accidenti, devo riguardarmi anche un pochino. Ripassare. Armonia un pochino più complessa, per invece arrivare a pezzi un pochino più semplici, come possono essere quelli dell'armonia di oggi. Oggi si scrive in maniera meno complessa, magari si ha più cura di altre cose, le sonorità,
quindi l'evoluzione tecnologica di cui parlavamo prima, insomma, la fa ora da padrona a discapito magari della parte armonica. Armonica. E senti, ma fai qualche tentativo per trasferire quella che è la tua passione? Oppure, vabbè, io credo che i ragazzi la sentano, perché ogni tanto io, cioè, tipo un'allieva tra l'altro molto brava, che è molto giovane, perché ha 13-14 anni, che già mi suona i pezzi dei Queen, io sono molto contento, e grazie a questo film, devo dire la verità, cioè ringrazio assolutamente questo film è uscito dei Queen, perché è avvicinato. Secondo me la... Anch'io ero, io pianto nel film dei Queen. Cosa succede? E mi dispiace, ho due bimbe, ma erano troppo piccole per portarle. E me l'ha fatto venire in mente quando il bimbo ti ha chiesto il brano Mama. Probabilmente la madre o il padre gli hanno trasferito quella passione. Cioè gliel'hanno così enfatizzato e poi lui se lo vuol vedere tutte le settimane e poi ha creato l'aggancio. Questa è la dimostrazione del fatto che quando parliamo appunto di passione, la passione si trasferisce. Bene. Quando te approcci un tema, che poi sia appunto la musica, un artista o la salute e la sicurezza, quando c'è sincera passione e te la metti sul piatto, inevitabilmente qualcosa arriva a quell'altra persona. Ma infatti sentire gli allievi che riescono a suonare, ora una leva appunto, ti dicevo prima, che sta facendo Don't Stop Me Now, a proposito di questi... Sono anni 70, Don't Stop Me sì, anni 70 Don't Stop Me Now. Sì. O primissimi anni 80 o fine anni 70, ma non sono uno storico dei Queen, devo dire che per me è molto emozionante, perché li vedo che poi sono contenti, quindi vuol dire che effettivamente magari la passione non è passata solo da me, magari è passata dai genitori, però riuscire a aiutare appunto un allievo in un percorso del genere per me è veramente grande soddisfazione. Cioè, fantastico, fantastico. E un'altra chicca, se l'avete sentita mentre parlava Federico, cioè è che prima te hai detto, fammi un elenco, no? Gli dice al tuo allievo, fammi un elenco di canzoni che ti piacciono. Quindi non sta imponendo lui, ma cerca di accogliere, no? Quelli che sono i gusti, gli interessi della persona, per poi, immagino, da lì poi guidarlo. A volte imporre quella che è la propria idea, la propria passione, non è la formula vincente. Capiamo un attimo cosa frulla nella testa delle altre persone, perché poi magari è da lì che crei l'aggancio, perché al ragazzo o all'adulto gli piace quel brano, naturalmente se si parte a lavorare su quel brano, la persona è molto più interessata. Quindi al tempo stesso, anche se non si parla di musica, ma se io aggancio quello che è un tuo interesse, da quell'interesse poi io ti guido a qualche parte, probabilmente otterrò molti più risultati. Assolutamente. Io vedo, mi viene in mente un altro allievo che ho, anche lui molto bravo, devo dire la verità. Sono fortunato, insomma, in quel senso, tanti allievi che stanno andando bene, pure anche magari molto giovani. Poi c'ho allievi anche un po' più grandicelli, addirittura mi chiedevi prima il range, ho avuto un allievo di 70 anni. Che bella soddisfazione. Diciamo proprio il tetto massimo del mio range. E ho un allievo che è arrivato e ascoltava quasi esclusivamente musica da discoteca. Quindi siamo partiti da quello. E adesso lui fa anche delle lezioni di pianoforte classico, non con me, ma con un altro insegnante. E è passato a ascoltare pezzi jazz, piuttosto che i Queen, anche lui ha avuto questa fase qui, e sta esplorando tantissime cose dal punto di vista musicale, quindi vedo proprio che chiaramente lui è partito e aveva 12-13 anni, mi sembra, ora sta facendo un'evoluzione, un po' di anni che viene, e lo sento proprio che andrà a ascoltarsi anche tante cose, anche magari che non gli piaceranno, però... devi comunque conoscere per poter capire anche cosa ti piace e anche che cosa poter suonare, fondamentalmente qual è la tua strada, perché a me piacciono tantissimi generi musicali, poi sento che sono portato verso la musica rock, verso la musica più pop rock, insomma, non sono,
e probabilmente non lo sarò mai perché non ho quel linguaggio lì, un jazzista, per dire, pur amando tantissimo tanti esponenti di quello stile lì. Il tuo linguaggio, io è interessante anche questa cosa, probabilmente al ragazzo di 12 anni, se tu gli avessi messo sul piatto il jazz, lui ascoltava la musica a discoteca, probabilmente all'inizio avrei fallito. Invece, no, è un percorso. Bene. Passiamo ad altro, perché lo sai, appunto, noi ci occupiamo di salute e sicurezza. Naturalmente, immagino, insomma, una persona come te che si esibisce live e quindi avrà girato a destra e a sinistra, ne avrà viste anche di cotte e di crude, sia in termini negativi, però anche in termini positivi. E te prima, insomma, nel pre-trasmissione mi citavi che hai conosciuto anche dei virtuosismi, giusto? Delle persone nel mondo della, come dire, della movida, fra virgolette, che tengono, no, la sicurezza, perché in genere andiamo a guardare sempre le ombre, le cose che non vanno, però è anche necessario vedere i virtuosismi che noi troviamo a giro, e non sempre sono dei virtuosismi da copertina di Vanity Fair, ma magari è la persona comune. Ci vuoi parlare di questa persona? Ma assolutamente, guarda, appunto proprio per il discorso della sicurezza mi viene in mente questo amico storico. Io veramente da tanti anni ci siamo conosciuti in altri ambienti, ma lui mi ha un po' introdotto anche alle prime cose musicali un pochino di livello maggiore, diciamo, perché grazie a lui io sono entrato nella combriccola del Blasco, ha dato il mio cantante, quindi da lì è partita un po' tutta questa cosa del suonare live con a livello a buon livello, e poi anche con grandissima regolarità, perché è tuttora una band che lavora tantissimo. Io ho lavorato con tantissime anche cover band, e sono contento anche di avere tanti amici che lavorano in questo settore, quindi vedo sia appunto i palchi molto più grandi, magari non possono essere quelli di Campo Volo con Edith Fiba, ma anche palchi un po' più piccoli, e poi possono essere grandi anche con le stesse cover band. Io lavoro spesso con una cover band che fa in Negramaro ormai da 12 anni, ma anche con degli altri amici. Ho suonato con la band di Ligabue, Vasco, anche con quella dei Queen di cui parlavamo. Quindi, cioè, nel senso, per me è comunque la possibilità di condivisione di musica anche a tanti livelli, e vedo tante situazioni con questo ragazzo che ormai ragazzo, insomma, è grandicello anche lui, Giacomo del Puglia. Ha fatto e fa, insomma, per tanti anni ha lavorato come buttafuori per locali storici, ma anche a livelli alti, anche per personalità eccetera importanti, ha avuto anche nei concertoni, poi ha avuto anche un'agenzia sua personale. Giacomo ha una sorta di blog, di pagina Facebook che si chiama Fools Family, perché lui viene chiamato da tutti Fool. E quindi io sono pratese, insomma, Prato lo conoscono un po' tutti, Full, e lui parla tantissimo della sicurezza, del fatto anche della formazione dal punto di vista di chi fa la sicurezza nei locali, perché tante si parlava di movida, tante situazioni di movida possono essere gestite bene se la persona che lavora è formata, fondamentalmente. Quindi eccola qui, tutto i suoi pensieri eccetera, eccolo qua Giacomone. Dopo me la vado a vedere, così come andranno a vedere anche chi ci sta seguendo. È bellissimo, ha detto una cosa, Giacomo dice una cosa importantissima, che appunto in tutte le situazioni ci vuole una preparazione, quindi la preparazione la creiamo con la formazione, anche perché se sai gestire bene le situazioni, probabilmente eviti anche che si inneschino situazioni pericolose. Assolutamente, mi viene in mente, comunque ti dico, io anche da socio, lavoratore di cooperativa, noi facciamo i corsi di formazione sulla sicurezza tutti gli anni, quindi anche solo, ti dico una cavolata, anche solo come rimettere la roba per essere sicuri e non ti finisca in testa quando torni a lavorare. Se tu hai una macchina aperta, quindi non hai la possibilità di avere una divisione, ora io in tanti lavori che faccio ce l'ho per fortuna, ma hai una divisione fra gli strumenti e te stesso, e quindi la classica frenata, che ne so, l'inchiodata in autostrada può essere letale,
Quindi il fatto anche solo di sapere come mettere la roba è... Esatto. Anche perché poi fondamentalmente è una questione di attenzione e di regole che ti devi autoimporre. Sì, sicuramente. Qui è molto importante. A, che il trainer sappia trasferirti, magari con la passione di cui parlavamo prima, certe nozioni. Secondo, riuscire un attimo a staccarsi da quella... Da quel concetto per cui ma tanto non mi è successo niente, perché come dico sempre non ti è successo mai niente fino al giorno in cui ti accade un qualche cosa, e quel giorno poi magari per colpa, magari era un'inchiodata per colpa di quella scatola e ti arriva in testa distinto, giri il volante e vai a sapere cosa succede. Bene, purtroppo, perché io dico sempre poi a posteriori, quando succedono tendenzialmente, quando succedono le cose e ripensi al perché sono successe, ti rendi conto che è sempre successo? Sempre, no, però insomma molte volte per una cazzata, bene? Però la eviti, poi ti eviti anche di pensarci. E questo, insomma, in tutti i contesti, no? E quindi sia come si organizza magari la merce in un mezzo, piuttosto, insomma, nella vita di tutti i giorni, te appunto immagino viaggerai un sacco di notte, insomma, tornando dai locali o meno, insomma, anche lì uno deve capire quali sono le proprie condizioni di sonnolenza, se hai bevuto un bicchiere in più o meno, e sulla base di quello decidere cosa fare, giusto? Assolutamente, guarda, io ti dico, sono un po' rompicoglioni in questo senso, soprattutto ora, anche io ho lavorato anche quest'estate, quando siamo un pochino ripartiti, poi ora si è ribloccato tutto, ma fino a ottobre qualche serata comunque sono riuscito a farla e sono stato sempre molto molto attento. Ora chiaramente il pensiero va per il Covid-19, ma insomma in generale sono una persona attenta anche quando si torna e devo dire anche quelli della mia band, probabilmente dopo una certa età un po' di cazzate te le eviti perché le hai già fatte. Okay. Veramente se c'è qualcuno che ha 25 anni e mi sente e dice vabbè, cioè nel senso che fai, io la sera non bevi, sul palco non bevi, io non sono un amante, a me piace bere, ma non sono un amante delle ubriacature moleste, okay? E non so, perché non sopporto di suonare male quando sono sul palco. Beh, se suono male, c'è una serata no, e capita a tutti purtroppo. Devo essere comunque consapevole che ce l'ho io, non è per colpa dell'alcol che ce l'ho, quindi è difficile che io salga sul palco avendo bevuto un bel po', che c'entra, magari siamo a pranzo, siamo a cena, si beve qualcosina insieme in compagnia, ma ci mangi, quindi poi non è che sali subito sul palco, hai un attimo la possibilità di smaltirla. Dopo, anche con le regole diciamo stringenti che ci sono ora, l'attenzione alla bevuta più ci deve essere sempre, perché io lavoro con la macchina fondamentalmente, quindi se mi ripina alla patente perché ho fatto, scusate il termine, ma il cazzone, che mi sono sparato due o tre birre prima di partire, poi la paghi, cioè, quindi se la vogliamo anche trasmettere solo dal punto di vista lavorativo e non solo dal punto di vista della salute, beh, io pago anche quella perché non posso più guidare, quindi probabilmente non posso andare o mi devono portare, e quindi io scarico anche la mia presenza sugli altri, non è proprio il massimo dal punto di vista lavorativo. E questo insomma è agire consapevolmente, no? Perché uno deve anche capire quali sono le conseguenze e fisiche o insomma operative, perché poi un indomani appunto ti ritrovi senza patente o tutte le complicazioni del caso. E un po' come mi diceva in una precedente puntata Marco Bruco Ferri degli SOS, che saluto, anche lui mi diceva, guarda che gli artisti sul palco, anzi, quelli internazionali, magari Los Angeles, a volte li vedi salire con la bottiglia del Jack Daniels, ma dentro c'è te. Cioè, non è pensabile che un professionista possa devastarsi e, cioè, per lungo termine, ora non parliamo dell'evento singolo, il concerto singolo. Che a proposito di Eddie Vedder, che sembra una bottiglia di vino, almeno in Italia, sembra una bottiglia di vino. Sempre. Lui è un'eccezione. Però appunto se vuoi essere professionista e tu stia suonando uno strumento o tu stia cantando, devi, insomma, è una performance quella che state facendo, quindi vada per la... Ma infatti, insomma, gruppi stoici, mi viene in mente, insomma, Axl Rose, The Guns N' Roses, tanto quando, insomma, non...
non si presentava un professionalità sul palco, sì, trasgressivo, quello che ti pare, ma poi la sua storia è durata ben poco. Ora come ci sono anche tutti i video che lo possono certificare, fra virgolette, lo vedi subito quando un artista non è centrato. C'è poco da fare, artista o musicisti vari, insomma, cioè lo vedi quando purtroppo è capitato a tutti, cioè non voglio dire... No, non siamo qui a fare... I santarellini, fra virgolette. Diciamo, ci sono situazioni in cui se uno deve bere e poi magari rimane a dormire lì, che ne so, magari è il locale è accanto al posto dove dorme, al limite uno può fare anche lo strappo alla regola, insomma, poi saranno affari suoi se la gestirà per conto suo e ci andrà a letto lui che sta male, la mattina si alzerà col mal di testa, però diciamo orientativamente non si deve mettere alla guida, quindi grossi danni probabilmente non li può fare. Viceversa, chiaramente se uno si mette in macchina e l'ubriacatura, appunto come ho definito, molesta, e anche il colpo di sonno, che purtroppo può capitare a tutti, perché puoi essere particolarmente stanco quando ti rimetti in macchina, anche se magari non sei nemmeno tanto lontano da casa, magari se hai un'ora di, per me un'ora di macchina cioè è come andare, io sto a Campi Bisenzio, andare a Prato, insomma non è niente un'ora di macchina. Però a volte può essere anche quello pesante. Io mi ricordo un colpo di sonno quando avevo 26 anni. L'abbiamo vissuto tutto, no? Quando si abbassano le palpebre, si abbassano. Cioè, però infatti consiglio anche agli amici che ci ascoltano, magari i turni per guidare, se il viaggio è particolarmente lungo, e la persona accanto che sia sveglia quasi quanto te, e ti riesca, te ne sveglio, insomma. Perché la sola comunicazione comunque ti tiene giusto. Io ho scoperto, per quanto mi riguarda, cioè fino ai 25-26 anni, non ero un bravissimo guidatore di notte. Poi con Piero, la prima tournée di Piero, praticamente c'è stato un driver che ha guidato un paio di date, e poi Piero ha detto, no, ma dai, guidiamo noi. Quindi in realtà abbiamo guidato tantissimo, quindi io ho imparato molto nel 2008 a guidare, perché Piero poi ti pressa, sta attento, guida molto bene, viaggia anche, rispetta i limiti di velocità, però è uno che sta dentro i limiti, ma in autostrada non è che va a 90, ha dei limiti, ma guida per quello che può guidare. Arriva fino al limite. E Piero però è uno ha fatto guida veloce, insomma è uno molto bravo anche a guidare, quindi si sente anche abbastanza sicuro, ma mi ha insegnato molto anche nella guida. Da lì in poi sono diventato uno di quelli affidabili nella guida, e ho scoperto che quando mi prende sonno, se io mastico una gomma mi sveglio, quindi non so se può essere utile a qualcuno. Ognuno trova le sue, no? Io d'inverno apro i finestrini, no? Quindi una grossa portata d'aria, perché no, nei viaggi soprattutto lunghi, guardate, l'abitacolo chiuso, soprattutto il riscaldamento, il tasso di ossigeno si abbassa. Il tasso di ossigeno si abbassa vuol dire ti dà quel lieve, non è che stai soffocando, non siamo a quei livelli, ma se ti dà un lieve senso di sonnolenza non ci stupiamo. Allora, che sia abbassare finestrino, ti fermi a un benedetto autogrill e ti sgranchisci 2 minuti, beh, meglio fare 10 minuti più tardi prima di tornare a casa, piuttosto che poi... A volte ci sono fermati mezz'ora in una piazzola, ti dico. Cioè, viaggi lunghi, tipo 3 ore di macchina, devi tornare da Roma, non hai la possibilità di dormire, o da Milano, ancora peggio. E a volte ho suonato a Milano, iniziavo a suonare tipo a mezzanotte e mezzo, roba pesantissima, quindi... Ti rimettevi in macchina alle 3, per fortuna non le faccio più queste cose, sono molto rare, perché ora inizi ad avere qualche annetto, però ti rimettevi in macchina e dovevi partire, e a volte ci siamo fermati a dormire mezz'ora in una piazzola perché nessuno di noi riusciva a stare sveglio. E lì rischi veramente la vita, basta una cavolata. Esatto. E se sei alla guida, fregatene degli amici, magari vogliono dici no, ma dai, facciamo una tirata, se non te la senti, anche se loro non lo comprendono, in qualche modo gli stai salvando la vita. Assolutamente. No, ma ormai, cioè nel senso, quando le hai vissute le cose e hai anche scansato delle situazioni di incidenti, ti cambia qualcosa nella testa. È sicuro. Ok, bene,
Siamo andati lunghi, ma perché è stato un piacere chiacchierare insieme, e quindi penso anche chi ci segue, insomma, sarà stato attaccato. Bene, Sago, è stato bellissimo e spero veramente, come dico sempre, di vederti presto dal vivo, perché vorrà dire che questa pandemia, insomma, sta riducendo la sua pressione, B, che finalmente possiamo dedicarci alla vita sociale, C, cosa importantissima, questa vita sociale ce la godiamo, che poi sia una serata in un locale con la combriccola del Vasco, concerti più grossi, insomma, l'importante è rivivere finalmente la musica live, che ci manca tantissimo, tantissimo. Assolutamente. Bene, sarà un piacere anche per me, sono molto contento e vi ringrazio di questa chiacchierata. Spero che tornerà utile a qualcuno e sicuramente, insomma, ve li ascoltano. Sicuramente ci ha dato degli spunti interessantissimi, ma io cerco personaggi come te proprio perché, anzi, proprio chi non si occupa della sicurezza quotidianamente, perché lo fa di mestiere o altro, ci può dare dei punti di vista che sono utili. No? E io dico sempre, no? Se tu avessi sempre nel tuo mestiere lo stesso spartito e conoscessi sempre le stesse note, come potresti andare a creare melodie nuove? No? Certo. Quindi bisogna ampliare la nostra visione. E quindi grazie per averci dato questa possibilità. Ci vediamo appunto presto. E quindi alla prossima. Posso lanciare lo spot Be Safe, sì. Be Rock? Dai, ripetilo che non l'hanno sentito. Be Safe, Be Rock. Ok, saluto a tutti. Perché uscire dal branco e non seguire quello che fanno tutti gli altri, anche se può sembrare, insomma, non troppo figo, in realtà è questo che ti permette di essere rock, perché le persone che amano il rock amano la vita e la vogliono vivere fino in fondo all'ultimo dei loro giorni. Grazie ancora, ci vediamo la prossima volta. Un saluto da me e da Federico Sago Sagona. Ciao.